amici di sport e tecnologia, bentornati sul mio canale. Come avete potuto intuire, si parlerà di NBA 2K22, nuovo gioco per console e PC, ovviamente sul basket, ormai sostanzialmente unico rimasto, il più bello. Andiamo a scoprirlo insieme. Eccoci pronti per parlare di NBA 2K22, per console ovviamente, io l'ho provato per PS4, quindi vi do le prime notizie, impressioni sul gameplay. Innanzitutto, realismo davvero super, il jump shot di KD sembra veramente quello di Kevin Durant, quello di Doncic ovviamente preso come testimonial chiaramente, e fatto, come vedete dalle immagini qui, importato come tipo di gioco, come tiro, veramente la tecnologia è a dei livelli incredibili, realismo notevole, le animazioni, la definizione dei giocatori, insomma, veramente molto molto bello. Gameplay, parlavamo di questo, è molto molto migliorato da alcuni punti di vista. C'è qualche bug e infatti ne parleremo, ma la questione ad esempio della stamina, la stamina bar è il game changer, come si suol dire, ovvero se voi vi mettete in punta a fare freestyle, a palleggiare e poi tirate da tre punti ad esempio, non avrete la stessa efficacia di un tiro creato con passaggi, con un'azione eccetera, questo per migliorare il realismo. La difesa individuale da parte del computer è migliorata molto, non è ancora perfetta, però è migliorata moltissimo, quindi sarà molto più difficile fare il gioco da solo, in singolo, con la propria stella e vincere le partite, quindi sicuramente questo è un plus non da poco. La barra del tiro, altro aggiornamento importante, molto più visibile, molto più facile capire quando è il momento giusto per rilasciare il tiro. L'intelligenza artificiale di Visual Concept in questa versione agevola il gioco di squadra, agevola i passaggi, agevola i tiri piazzati, i tiri ben creati, in particolare il pick and roll che io ho provato, utilizzato abbastanza spesso ed è un'arma molto importante perché crea generalmente difficoltà nella difesa, soprattutto quando si crea un cambio e diventa facile servire il lungo che può battere con grande facilità il piccolo con cui si è accoppiato. Già dalla stagione 2021 si era detto che c'era diverso modo di gestire la difesa su pick and roll, non potete fare tipo 5 azioni di fila, e su questo non sono ancora convinto perché il pick and roll rimane un'arma decisamente importante. Due piccole cose negative: ho notato che ci sono tanti errori non forzati, tanti appoggi sbagliati anche da giocatori molto forti, questo è piuttosto strano, e una cosa che ci collegherà poi al prossimo discorso, ovvero i cambi in difesa, soprattutto nella transizione difensiva. Se è accoppiato al tuo uomo, ad un certo punto per qualche motivo viene cambiata la tua assegnazione, l'altro uomo viene lasciato libero e segna. Se in una partita normale è un canestro subito, nella modalità carriera, ecco, diventa un pochino più un problema, e adesso ci arriviamo. Modalità carriera, mi attacco a quello che ho detto prima, che viene penalizzata, il giocatore viene penalizzato nel momento in cui sbaglia un accoppiamento difensivo, però nel cambio di assegnazione senza una logica, questo è veramente frustrante, ecco, è l'unica cosa davvero frustrante che ho notato nel fare l'applicazione di My Career. Quindi si parte dall'NCAA, è appena uscita l'applicazione per scannerizzare la propria faccia e applicarla al vostro giocatore customizzato. Si parte dall'NCAA, chi ha già comprato il gioco lo sa abbastanza bene, ci sono generalmente 5 squadre tra cui scegliere, si parte, si fa il torneo NCAA e in base a dove si arriva poi ci viene posizionati nel draft.
C'è la possibilità di fare la combine, quindi esercizi fisici che con un giocatore non fortissimo è veramente una comica, provare a convincere, provare a fare delle prestazioni interessanti per gli scout, ma questo ovviamente fa parte del gioco. Il quartiere, diciamo la città, veramente sterminato, tantissime possibilità, tantissime animazioni, la modalità carriera mi piace molto, ci vuole davvero tanto tempo per arrivare a buoni livelli per crescere, giocare delle partite, più giochi, più stai in campo, più ti alleni, più fai le cose fuori dal campo, più migliori. Diciamo che anche in relazione a quello che parleremo dopo, il My Team ci fosse stato quando eravamo tu più giovani o quando io ero più giovane, avrei veramente passato intere giornate più di quanto già non facessi sui giochi di pallacanestro. La cosa divertente, interessante, che crea ancora più storia è che il manager di MP, che è il personaggio della vostra My Career, si occuperà di tante cose fuori dal campo, potrete diventare un rapper, un influencer, già parte con un canale YouTube aperto, la contestazione di Kendrick Perkins in diretta, insomma, tante cose divertenti fuori dal campo che rendono la storia di My Career sempre più bella, sempre più completa, sempre più interessante e anche, diciamo, sempre più longeva, ti tiene attaccato, al gioco in tantissimi modi e per tanto tempo. L'ultima cosa che analizzeremo è il My Team che veramente abbraccia tutto, tutto quello che c'è di possibile ed immaginabile all'interno di una franchigia NBA lo abbraccia dal creare il proprio coaching staff, selezionare le persone, impostare gli allenamenti. Diciamo che in questo caso veramente serve tanto tempo. Rispetto magari al passato non c'è bisogno di investire soldi veri per fare degli upgrade, per salire come ormai sappiamo che tantissimi giochi per console sono diventati quasi più pay per play che standalone sulla vostra console. In questo caso c'è lo shoe builder, potete creare le vostre scarpe, insomma, potete crescere anche senza dover investire dei soldi. Chiaramente, potendo investire, il tempo si dimezza, si riduce, però, insomma, possiamo dire che NBA 2K ha tutte le modalità possibili, c'è la modalità draft, la modalità ovviamente di gioco online dove potrete trovare tutte le persone, i vostri amici chiaramente, ma tutte le persone sia del vostro livello che maggiore, insomma, per aumentare le vostre capacità. In definitiva, NBA 2K22 è il gioco di pallacanestro per console. Visual Concept ogni anno inserisce qualcosa. Tende alla perfezione, che ovviamente è ancora lontana, però diciamo che è un must have per tutti gli appassionati di pallacanestro che vogliono giocare e anche magari passare qualche serata con gli amici. Ovviamente le modalità, le possibilità, gli schemi che potete utilizzare sono tantissimi, le possibilità sono veramente aperte a tutti. Da chi? Dallo streamer professionista, dal player professionista fino al giocatore della domenica, c'è una modalità per tutti. Quindi non potete veramente mancare con NBA 2K22. Io vi lascio il link in descrizione se volete supportare il canale. Come sempre potete farlo acquistando il gioco se volete dal link qui sotto, oppure facendo acquisti su Amazon da qui sotto, oppure la cosa migliore è che vi costa assolutamente meno tempo, fate un subscribe al canale, attivate la campanellina, lasciate un like a questo video e sarà il miglior modo per supportare questo canale. È davvero tutto, ci vediamo alla prossima recensione.